Allora, di nuovo benvenuti a Fare Spazio in TV. Siamo allo spazio delle news e abbiamo oggi qui con noi Emanuele Crippezzi. Detto Sì, bene, detto ero benissimo. incertissimo su questa cosa. Iuri Andreoli e Alessandro Birindelli. Emanuele lavora in provincia nel settore giovani, mentre Iuri e Alessandro fanno parte di una importante associazione giovanile che si chiama Free Age Crew. Allora, Alessandro, entriamo subito nel merito del vostro gruppo. Com'è che è nato questo gruppo? Come vi siete trovati? Allora, noi ci siamo trovati. Diciamo apparentemente per caso, ci siamo trovati qua perché due andavano all'asilo insieme, poi la strada o il destino, qualcosa ha voluto che altri due si incontrassero alle superiori, e poi gli stessi interessi, cosa piace ad uno, cosa piace all'altro, insomma comunque c'era l'hip hop presente in tutti e quattro i ragazzi. Noi siamo in quattro. E un giorno, dal nulla, ci siamo ritrovati in un parcheggione pieno di graffiti. Da quel momento ci è partita questa strana idea, se vogliamo dire, di organizzarci noi come associazione Free Edge Crew e di Ecco, quindi formare. praticamente voi dalla vostra vita di tutti i giorni, da un'amicizia di fondo, diciamo, da un'intersezione che riguardava cose tutte diverse, vi siete trovati davanti a questo graffito e avete deciso che quella forse era una delle strade da percorrere. Quindi voi, Yuri, cosa fate di fatto? Noi siamo appunto siamo questo gruppo di persone che fa innanzitutto ciò che vuole, ciò che gli piace, senza danneggiare niente di tutta roba legale, perché è giusto così, però facciamo graffiti, rap, hip hop, tutte e quattro le discipline che comprendano l'hip hop, che sono appunto writing, danza, che può essere breakdance come hip hop, rap, che si viene chiamato anche emceeing, che sarebbe un po' la cantata, diciamo. Abbiamo tipo Eminem, il più commerciale Fabri Fibra, insomma, vabbè, però noi cioè spingiamo, noi gergo tipicamente hip hop, spingiamo la disciplina underground, cioè quella non commercializzata, non etichettata, non conosciuta, perché Bene. siamo, cioè, un gruppo di strada, appunto, writing, hip hop, breakdance, emceeing e scratch DJ. Sarebbero le basi, i beat per le canzoni. Bellissimo, cioè, una pausa per parlare un momento con Emanuele. Sì. Emanuele sta in un ufficio in provincia, Sì, una sì. cosa apparentemente Una 24. spaventosa per qualunque giovane Esatto. ci si volesse avvicinare, ma Sì, tu cos'è? un'amministrazione che fino a pochi anni fa era un po' amena, era un po' lontana dai giovani, era soprattutto distante, anni luce anche dalle realtà come ci hanno presentato i ragazzi, dalle realtà di strada, dalle realtà giovanili più interessanti. C'è stato un forte investimento sui giovani da parte della provincia di Pisa, grazie all'assessorato anche che stiamo vivendo, l'assessorato Sanzo, che ha impreso una strada molto legata ai progetti singoli e soprattutto alle realtà dislocate della provincia. 24 anni è bello relazionarsi con una pubblica amministrazione in maniera costruttiva e soprattutto con la voglia di cambiare quello che è il percorso anche degenerativo che negli anni ha portato i giovani a allontanarsi dalla politica, a allontanarsi dalle pubbliche amministrazioni, a non capire certi meccanismi della pubblica amministrazione. Ecco, tutto. Ma tu fai parte di un progetto che ha un nome particolare, Sì. UPGITOS. Progetto UPGITOS, che è un anagramma che se si scompone viene fuori Uniti per i giovani in Toscana. Ora è più chiaro, Ecco, molto più molto chiaro. più chiaro. Il coordinamento di questo progetto è ad opera dell'Unione delle Province Italiane, cioè ovviamente il coordinamento regionale che ha sede a Firenze. E io sono uno dei 10 ragazzi che appunto lavora nelle pubbliche amministrazioni insieme appunto agli altri ragazzi delle altre province e ci ritroviamo, ci coordiniamo mensilmente, anzi ora ultimamente con le riunioni Skype ci ritroviamo in maniera più
più continuativa ogni 10 giorni o una volta a settimana con alcuni di essi, per lavorare insieme su una progettazione sincronizzata su quello che è le nuove linee guide appunto della Regione Toscana sulle politiche giovanili. Infatti stiamo cercando appunto di capire quali sono i migliori strumenti da utilizzare per l'attuazione del progetto Giovani Sì. Ovviamente lo facciamo, cioè io sto parlando un linguaggio un pochino più tecnico, però cerchiamo di farlo lavorando con le associazioni che quotidianamente lavorano con i giovani, fanno attività con i giovani e quindi con questo linguaggio anche molto dinamico e anche interessante. Bene, quindi pare, cioè, come dire, un modo di esprimersi e di entrare nel merito del problema giovani particolare e che fa riferimento ovviamente alla vostra età e che mi sembra quello giusto come approccio. Ritorniamo un attimo ad Alessandro. Alessandro, ma dov'è che voi operate? Cioè, qual è la vostra base? Avete una base prima di tutto? Noi siamo tutti principalmente pisani. C'è un ragazzo che sta a Pontedera e tre che stanno a Pisa. Abbiamo iniziato con i graffiti a Pontedera perché era l'unico, a quei tempi, e parlo di 2 anni fa, non molto lontano, era l'unico posto dove ci potevano essere muri legalizzati. E abbiamo iniziato così, prima 2 volte a settimana, poi causa lavoro, impegni vari, è stato ridotto il tempo, però con l'impegno siamo riusciti ad arrivare ad un livello che oggi ci consente di toglierci delle soddisfazioni, come street art, jam. Ecco, vediamo infatti alcuni esempi delle vostre creazioni in video. Mi sembrano già... Sì, queste sono cose che facciamo per passione, non sono cose pagate, pubbliche, commercializzate, sono passioni che vengono, come c'è il ragazzo che gioca a pallone, c'è il ragazzo che balla, a noi ci piace colorare, solo che ci sentivamo limitati con un pezzo di carta e dei pennarelli e allora abbiamo deciso di espandere la nostra creatività a livello murale. Yuri, ma si riesce a gestire appunto un'attività così? Ci sono dei costi? Ce la fate in qualche modo ad andare avanti? Siete costretti a fare spesso ricorso al vostro portafoglio personale? Ah no, sicuramente. È tutto a spese nostre, perché appunto, come ha detto Alessandro prima, non essendo spesati da nessuno, non avendo su commissioni o magari lavori pagati da qualcun altro, le bombolette, gli spray le paghiamo noi, magari andando al lavoro, no? Certo. C'è gente che gli piace spenderli andando a ballare la sera e facendo altro, e a noi ci basta un po' di colore e uno spray e siamo contenti matti. Quindi è una passione profonda, cioè un qualcosa che viene dal di dentro, che in qualche modo poi si riversa su pareti spesso fra l'altro grigie, brutte, certo. poco inclini alla voglia di stare al mondo cercando di fare qualcosa di positivo. Ritorniamo un attimo a Emanuele. Sì. Tu ti occupi quindi di progettazione territoriale, ti sarei occupato magari anche di cose che riguardano loro in qualche modo, ma quali sono i progetti che stai seguendo in questo momento? I progetti che appunto personalmente, ma con un team alle spalle, anzi diciamo un ufficio molto preparato e anche vicino ai giovani, stiamo lavorando su una progettazione sempre più dislocata sul territorio dell'intera area pisana ed è anche appunto dell'intera provincia. E mi preme ricordare l'evento che abbiamo svolto in coordinamento con la Regione Toscana a Pomarance, che è una cittadina molto fuori mano, ecco, diciamo così, però che ha offerto ai ragazzi dell'intera provincia la possibilità di conoscere Paolo Ruffini, tutti conosciamo Paolo per la sua opera Il Nido del Cuculo, per i film in televisione, per i cinepanettoni, tra virgolette, diciamo.
si è offerto di appunto lavorare con noi, con la Regione Toscana, nel progetto Intolleranze, quindi parlando anche tête à tête con i ragazzi e di tematiche scottanti, appunto a proposito dell'ansia da intolleranza. I progetti che stiamo seguendo ultimamente sono appunto anche il progetto Nuove Idee Giovani Cambiano la Provincia, che sono una serie di finanziamenti a fondo perduto a progetti che hanno le gambe per poter andare avanti in merito all'impresa, alle aspettative più immediate che possono avere i gruppi di giovani, sì, dall'impresa fino anche a laboratori agricoli. Esatto, abbiamo cercato di creare le opportunità, l'incubatore di impresa e soprattutto l'incubatore di idee, in modo tale che la provincia possa anche avere un maggior respiro di un maggior respiro anche culturale, non solo un'impronta di tipo progettistico, ma appunto un'impronta culturale. Piccoli finanziamenti, microcrediti, una rete a supporto molto forte, ovvero anche l'interesse di molte cooperative nel seguire i progetti, l'interesse della Camera di Commercio, mi preme ricordarlo, che sono intervenuti e hanno dato un forte sostegno, l'intervento del Rotary Club di Galilei di Pisa, e, insomma una rete a supporto che non li lascia soli, ecco, non essere lasciati soli è una cosa un po' anomala nel resto d'Italia, però in provincia ci riusciamo anche con difficoltà, ovviamente, perché la crisi si fa sentire, però è un segnale. Quindi un sostegno concreto a idee innovative che i giovani possono in qualche modo portare avanti. Mi dicevi, Alessandro, prima, mentre si parlava appunto preparando l'inizio di questa trasmissione, che voi siete impegnati molto anche in termini di educazione, nel senso che fate corsi, cercate di passare, come dire, le vostre competenze anche ad altre persone. Sì, questo è sempre stata, diciamo che a noi è sempre mancato qualcuno che ci desse l'opportunità di imparare qualcosa. Tutto quello che sappiamo e che produciamo lo facciamo perché ci siamo informati, ci siamo sbattuti per trovare delle cose grazie ad internet. Oggi abbiamo internet e troviamo tutto. Ecco, però magari vederle su internet e averle spiegate, magari tête à tête, da una persona che già fa cose del genere, è diverso. Noi, grazie al Comune di Pisa, che ci ha dato l'opportunità, facciamo dei corsi gratuiti dove, diciamo, i ragazzi iniziano a entrare nel mondo del writing, iniziano a capire che cos'è, ovviamente tutto in maniera e nel modo che può essere fatto, tutto legalizzato, no atti di vandalismo, perché a quel punto non è più un corso a fin di bene, ma è un corso a rovinare una città. Ecco, questa è la parte principale di quello che insegniamo noi. Noi insegniamo principalmente le regole del graffitismo. Ovviamente insegniamo anche a usare uno spray, insegniamo a livello teorico i nomi d'arte, tutte quelle cose che comunque a un ragazzo piacciono, e comunque la presenza dei ragazzi molto numerosa è stato un successo, e quindi vuol dire che la cosa funziona. Cioè, mi colpisce molto questa idea vostra di legalità, no? Cioè, normalmente la vostra attività è sempre legata, come dire, a un concetto particolarmente negativo, cioè che si riporta poi all'idea dei ragazzi, dei giovani, come problema invece che come risorsa, no? Cioè, l'idea è sempre quella della persona che va e imbratta il monumento, imbratta. Ecco, invece mi pare di capire, Yuri, che voi su questo avete, come dire, delle linee di lavoro molto ferme, molto rigide, tenete di gran lunga più conto del meccanismo e della legalità
mentalità piuttosto che non della passione rispetto al fare. Sì. Ma avete in programma qualche iniziativa, qualche momento in cui, come dire, pensate qualcuno vi possa venire a vedere, qualcuno vi possa in qualche modo appoggiare in questi vostri percorsi? Certamente, sicuramente il 17 aprile Happy Birthday Fa Crew, Free Age Crew, va bene, che avrà luogo a Cascina, al sottopasso della stazione. È una festa dove, appunto, come parlavo prima, delle quattro discipline, cerchiamo sempre di farle tutte e quattro, avete modo di vederle tutte e quattro, spero nel miglior modo possibile. Potete trovare writing, breakdance, MCing e DJ. Tra l'altro, se posso fare un nome, sì. DJ Drago San Antonio 42, che è, insieme ad Herrera, è un ragazzo che ha dato la disponibilità a questa iniziativa. Noi lo ringraziamo fin da adesso. Cioè vi aspettiamo, insomma, numerosi, mi raccomando. Bene, questo è importante. Un'ultima cosa ad Alessandro per quanto riguarda le altre attività. Ecco, cioè quelle altre attività mi sembrano attività cioè c'è un bisogno di spazi dove farle, sì, dov'è esatto. Che in qualche modo riuscite a metterle in piedi? Per strada, sempre esatto. Attività di strada. Sì, perché ad oggi trovare un posto, comunque qualcuno che ti offre la possibilità di avere una stanza, comunque uno stanzone a livello gratuito, ti dico, perché chiaro. Comunque noi facciamo cose senza scopo di lucro, quindi le facciamo perché ci piace farle, è quasi impossibile. Gli stessi comuni ci danno la possibilità, ma te la danno non so dopo quanto tempo, giustamente ognuno ha i suoi tempi. Certo. Noi facciamo le cose per strada, divertendoci, tantissima gente si ferma a guardarci, quindi non facciamo niente di male, balliamo, cantiamo, ci divertiamo come se fosse un cortile di scuola. Bene, per cui diciamo la vostra piazza artistica è la strada e con quella vi confrontate un po' tutti i giorni rispetto a questa vostra passione di fondo, che mi sembra particolarmente significativa e particolarmente radicata in voi, per cui io vi faccio i miei più vivi complimenti, spero che poi anche grazie a questa trasmissione insomma troviate anche qualcuno che vi possa ulteriormente, no, dare una, sì, mano nello sviluppo di queste attività. Volevo chiedere a questo punto a Emanuele come funziona lo sportello in cui lui si trova ad operare e se ci sono delle iniziative importanti in questo momento, in questa fase, da mettere in evidenza che lui vuole magari sottolineare. Sì, lo sportello Upigitos, appunto della provincia di Pisa, si occupa principalmente di gestire, ma soprattutto di contattare, di entrare in contatto con le realtà del territorio dell'intera provincia di Pisa, e quindi è un po' una prima interfaccia che il giovane si può ritrovare ad avere con un altro giovane, no? Quindi anche questa è una cosa importante. L'iniziativa che la provincia di Pisa, insieme unitariamente al comune di Vecchiano, promuove da qui a breve sarà appunto una 3 giorni importantissima per il comune di Vecchiano, perché è la festa di primavera, nonché la festa popolare appunto, e ci sarà uno spazio dedicato completamente ai giovani, che è la giornata del sabato, dalla mattina fino alla sera, fino alla notte insomma. La mattina ci sarà un incontro, un coordinamento regionale dei ragazzi del tavolo permanente di coordinamento del progetto Upigitos, nonché il coordinamento degli sportellisti, così ci definiamo, sportellisti di ogni provincia, e il pomeriggio ci sarà un dibattito importantissimo dal titolo What I Am. È un dibattito basato appunto sulla prevenzione dalle sostanze, la prevenzione anche in ambito sessuale, e quindi anche per capire meglio qual è l'ambiente dei giovani, anche, che ovviamente fanno uso di sostanze, si innamorano, giocano e cercano anche di divertirsi.
Ecco, mi sembra che tutto sommato le cose che ci stiamo dicendo siano in linea con quello che è un po' lo spirito di questo gruppo che vi ospita. Noi, lo sapete, facciamo parte di un'associazione che si chiama Fare Spazio ai Giovani, che ha come compito principale proprio quello di lavorare perché si aprano nuovi spazi, e a voi potrebbe anche servire, per far sì che le passioni di tutti voi, insomma, trovino anche come di ambienti gradevoli in cui poter essere ospitate, anche se penso che dal vostro punto di vista forse la strada sia il migliore, perché poi lì c'è anche un pubblico, c'è anche qualcuno che, quindi, si può entusiasmare a quello che fate, e quindi probabilmente c'è anche un ritorno della vostra vena artistica rispetto a quello che vedete come riscontro nei vostri confronti, no? Però da questo punto di vista penso che sia necessario anche che voi vi coordiniate un po' con quelle sono le realtà del territorio, che magari operano nello stesso modo. Avete dei rapporti con qualche altra realtà che magari fa cose simili alle vostre, vi confrontate qualche volta, o siete un gruppo ancora molto autonomo, molto... Ma senti, noi come gruppo ci portiamo dietro un altro gruppo, cosa sto a dire, dici te? Cioè, siamo un gruppo che organizza, la gente... viene da noi e ci chiede: ragazzi, ma quando è la prossima? Quando è... A noi ci fa piacere questa cosa, noi non vediamo l'ora di fare qualcosa che ci piace insieme a gente che gli piace fare quello che a noi piace. Per questo noi come Free Edge Crew ci stiamo diciamo sbattendo già da un bel po' con i comuni per avere delle zone legali per graffiti, per comunque dare spazio ai ragazzi che vogliono imparare e per non farli andare magari a fare danni da qualche parte, e un posto al coperto che possa servire comunque per ballare e anche per cantare. Noi queste cose ci siamo informati, ci stiamo sbattendo e a qualcosa siamo arrivati, siamo riusciti ad avere una piccola cosa che però se la metti insieme a tutte le persone che è, può diventare grande ed è un punto di trovo. Noi con la cooperativa, con una cooperativa di Cascina, siamo riusciti ad avere presso gli impianti sportivi a Cascina una piccola stanza dove magari non possiamo ballare perché è troppo piccola, magari non possiamo dipingere perché sennò si muore soffocati o comunque sì. Però ecco, possiamo ritrovarci, parlare tra di noi, fare attività che a noi piacciono, tipo disegnare, magari raccontarci storie, cose che comunque i ragazzi di oggi tendono a fare nelle piazze, magari con, diciamo, un po' di gente che magari va lì per altri scopi, e a noi fa piacere comunque che il comune ci abbia dato la possibilità di dare spazio ai ragazzi che generalmente stanno in strada a questo vostro progetto. Iuri, un'ultima cosa: se qualcuno volesse trovarvi, come e dove può trovarvi? Si può trovare appunto sul social network più importante, diciamo, del mondo al giorno d'oggi, è Facebook. Abbiamo una pagina, Free Edge Crew, pagina Mi Piace, il famoso Mi Piace, dove potete cliccare e diciamo tenervi aggiornati delle cose che facciamo. Se no abbiamo un sito www.freeedgecrew.it, che anche lì cioè, abbiamo messo le foto dei nostri lavori, aggiornato giorno per giorno sulle cose che facciamo. Poi abbiamo Fotolog, Netlog, MSN, insomma siamo, cioè se ci vogliano trovare la gente, basta il nome Free Edge Crew e ci trovate, indipendentemente dal muro ci trovate anche ovunque, diciamo siamo ovunque.
Bene, quindi mi pare che le cose dette siano tutte molto significative. Siamo di nuovo di fronte a ragazzi, come vedete, che fanno della loro passione un momento di informazione, di comunicazione con altri ragazzi, che hanno a cuore il bene comune, che fanno le cose perché credono in forme d'arte che fanno riferimento alla loro età, come abbiamo fatto, penso, tutti noi, come continueremo a fare nel tempo, come faranno i nuovi giovani che man mano cresceranno, ma soprattutto con un'ottica di attenzione all'altro, di attenzione al bene comune, di rispetto delle regole, di rispetto delle regole comuni, di quelle dettate un po' da tutti. Ecco, questo sfata un po' tutti quelli che sono i miti che invece leggiamo sul giornale molto spesso, che invece descrivono ragazzi e ragazze fuori campo e quant'altro, anche loro mettevano un po' in evidenza. A volte basterebbe poco, ci hanno raccontato della loro esperienza, una stanza magari troppo piccola, speriamo che ne troviate anche una un po' più grande, speriamo che in qualche modo anche grazie a momenti di informazione come questi troviate degli spazi dove ballare, dove sia davvero possibile ballare, forse mettendovi in contatto anche con l'associazione che oggi ci ospita a fare spazio ai giovani, può darsi che qualcosa possa uscire fuori. Lo sportello Upigitos, come l'unione fa la forza, esatto. No? Da questo punto di vista spero che la vostra esperienza possa andare avanti, perché l'idea di uno spazio libero dove la vostra creatività possa svilupparsi nel modo più tranquillo, equilibrato e però limpido, originale possibile ci affascina tutti. Vi ringrazio davvero di essere stati qui con noi oggi, tutti e tre, per la concretezza e la tranquillità con cui avete esposto le vostre passioni, le vostre azioni quotidiane, e spero di riavervi qui con noi presto, magari con dichiarazioni che mettano in evidenza che siamo riusciti a ottenere qualcosa di più di quanto già molto avete ottenuto da voi stessi. Grazie. Grazie a te.